Annyeonghaseyo, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi vi farò un esperimento sociale, un esperimento riguardante i miei capelli. Come avete letto dal titolo, proveremo insieme una maschera, la maschera più virale di TikTok in questo periodo. Sono perfetti per la maschera per i capelli. Utilizzeremo i ciabaghetti per i nostri capelli. No, scherzo. Qualche giorno fa la mia mammina mi ha mandato un video da TikTok di questa ragazza, di questa TikToker famosa, dove fa questa maschera, replica anche lei la maschera e fa vedere l'effetto straordinario che ha sui capelli, dove semplicemente utilizza un ingrediente che è un ingrediente che tutti abbiamo in casa. No, non sto parlando della candeggina. L'amido di mais o fecola di patate. Tanti utilizzano anche la fecola di patate perché dicono che vengono ancora più morbidi. Io ho solo l'amido di mais perché utilizzo questo come addensante. Sapete che è un ottimo ingrediente per fare creme, cremine, salse, dolci soffici. Come c'è scritto qua, si sta leggendo. Vabbè, è un addensante naturale, è un amido appunto, e come tutti gli amidi sappiamo, anche questo fa molto bene. L'amido di riso ad esempio viene utilizzato per anche per le piante, fa molto bene, ma anche per la pelle e tante altre cose che in questo momento ovviamente non so o non ricordo, quindi credetemi sulla parola. Nel caso c'è sempre il vostro amico Google. Al di là di tutta questa, di questo momento super quark, utilizzeremo lei perché ho solo questa. Proveremo intanto questa eccitante maschera pre-shampoo. Utilizzeremo praticamente due cucchiai di amido di mais, quindi se non ce l'avete chiedete anche alla vicina se ce l'ha. Non è per forza che dovete comprare tutto, a meno che non cucinate. Piace addensare i mobili o magari volete addensare la sabbietta del gatto o volete addensare, fare uno scherzo e addensare tutti i liquidi presenti in casa, soprattutto il profumatore automatico che stressa da morire ogni volta. Ma a che cosa serve questa maschera? Questa maschera aiuta il nostro capello a perfetta per chi ha i capelli ricci, secchi e soprattutto... Come si dice quando hai i capelli? Io ho i capelli? Ehi, ciao, piacere, Gloria. Ho i capelli... Dai! Vado sempre dal parrucchiere per farmi trattamenti anti-crespo. Se avete i capelli crespi, questo trattamento è perfetto trattamento. L'amido di mais o l'amido o la fecola di patate, insomma, aiutano. Aiutano... È un ingrediente molto usato nella cosmetica naturale, soprattutto nei prodotti di styling per capelli, ma anche in moltissime creme viso. L'amido di mais ha sempre delle ottime proprietà lenitive, assorbenti e detergenti, e rende i capelli morbidi, più setosi e puliti più a lungo. Sapete che queste cose sono gira e rigira, un minestrone di codi, di ricette che già esistono da anni, ma nessuno magari ne parla, e quando ne parlano tutti in quel momento sembra che è uscita la novità del secolo. Ma in realtà sono un po' tipo il blush fatto in casa di Fergloneles & Makeup del 2013. Questo appunto si chiama GAM, GAM, che sta per... Oh, giuro che lo sapevo. Il GAM, dai. Che memoria di me. È un acronimo ed è un gel di amido di mais. Quindi GAM sta per gel amido mais. Molto interessante anche questa parte un po' grammaticale della cosa. Play GAM 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 TARO GAM. No. GAM 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 TARO GAM TARO, sempre io e te ci pastrugniamo i capelli. Questa è la situazione prima dei miei capelli. Ora vi faccio vedere. Si sono stra ripresi grazie anche alle maschere che ho fatto dai miei parrucchieri, che sapete che sono tutti prodotti Ayurveda naturali. Anche al loro interno contengono sicuramente tante cose, tipo questo amido di mais. Questa è la situazione. Ovviamente li ho tenuti legati, ma come vedete non sono tanto crespi. Però voglio comunque vedere l'effetto, perché io so come sono i miei capelli quando li asciugo, e appena li asciugo, notando questi TikTok, ho visto proprio che le persone avevano i capelli quasi come se fossero piastrati, quindi l'effetto era wow! E praticamente acqua e amido di mais si fa andare sul fuoco e poi diventa sta pappettina che ti vai a spalmare sui capelli, la lasci dalla mezz'ora all'ora. Allora piena, ovviamente più la tieni meglio è, poi sciacqui, lavi e in teoria ti toglie tutto l'effetto crespo. Dici che vado a fare una cacata o secondo te può essere una bella idea? Io onestamente non ci credo, cioè secondo me non fa sicuramente niente, secondo me però io ti direi di sperimentarla, cioè cosa voglio dire, che comunque non è rischioso, capito? Cioè non vai a compromettere il capello, se c'è niente di, come posso dire,
particolare. Ok, avete sentito la nota velocizzata. Quello che Nico ha detto in sintesi è di provare a farla e ogni ricetta è diversa perché ha visto tante ricette su internet. Però lui dice l'effetto può essere non così stravolgente come sembra. Ovviamente se parti da una base magari secondo me tanto rovinata, tipo hai capelli decolorati, molto secchi, questo potrebbe essere il modo giusto. Quindi questa maschera insieme ad tante altre maschere nel tempo, perché i capelli disidratati non è che fai una maschera e puff magicamente il capello si ripiglia, no, devi continuare. Bene ragazzi, io direi che dopo tutta questa introduzione, questo preambolo, possiamo andare in cucina e dirigerci verso la cucina coreana e iniziare la nostra pappetta felice di gam. Play gam gam, basta, andiamo. Ma benvenuti nella mia cucina, ho preparato la mia brutta pentola per questo esperimento sociale e prendiamo il nostro dosatore. Qua dice che ci serve il nostro caro amico telefono. Oddio, mi ha ricordato una foto che era meglio non ricordare. Allora, 200 ml d'acqua, una noce di balsamo, perché serve anche il balsamo, olio, quello che volete, nel senso che potete utilizzare un olio che può andare poi ovviamente sui capelli, che non va a rovinare, un olio organico, può essere l'olio di lavanda, l'olio di rosmarino, l'olio di gelsomino, l'olio di arancia, l'olio di tua nonna, l'olio che più ti piace, l'olio della morte. E la maschera che... Eccoci qua con 200 ml d'acqua pronti, li andiamo ad inserire all'interno della nostra pentolina. Prendiamo un cucchiaio grande, stracolmo, di amido di mais. Il risultato dovrebbe essere questa pappettina. Guardate che sta già iniziando a fare le bollicine e inizia ad addensarsi l'amido. E fu così che Gloria scoprì che il balsamo era fatto completamente di amido di mais. Quanto sarà passati? 3 minuti? 4 minuti? Questo è il risultato dell'amido di mais con la nostra acqua. Siamo pronti per inserire all'interno la nostra pappettina di amido di mais. E già che ci sono, aggiungo anche un cucchiaio della mia maschera preferita, che andrò a sciogliere all'interno così. E la lasciamo riposare fino a che non diventa freddina. Per aiutarci in questo potete intanto fare, per non far creare una pellicolina, o chiuderla in un barattolo e quindi utilizzarla come maschera quando vi va, oppure una pellicola. Io non ho la pellicola, utilizzerò la carta forno. Quando l'aria viene a contatto con le creme o con le salse, generalmente si fa, e sto parlando di pasticceria, no? Per non far creare quello stratino spesso di crema indurita. Quindi vado a fare un sottovuoto praticamente, lo lascio così fino a che non si fredda, quindi l'andremo ad utilizzare dopo. Eccoci qua con la nostra maschera pronta per essere usata. Non è più bollente ed è leggermente tiepidina, quindi si è raffreddata molto bene. Questa cosa qua sopra ha evitato di far fare alla maschera quella pellicolina che vi dicevo prima. E nel frattempo che si raffreddava io sono uscita con la mia bicicletta magica e sono andata a comprare l'olio essenziale di avocado, che è questo qua. Sono andata a comprare lui senza profumi aggiunti, quindi puro. E quest'olio qua l'ho comprato perché tra tutti gli oli che avevano l'ho preso apposta da inserire nella maschera, perché fa stra bene anche i capelli ed è perfetto anche per i capelli trattati. Visto che i miei capelli sono trattati, vado ad aggiungere 3-4 gocce di olio all'interno. Sono molto proud. Adesso andiamo ad aggiungerci il nostro olio essenziale senza far cadere tutto, perché sono senza un tavolo. Sono cadute più di 4 gocce. È venuta veramente bene. Poi col cucchiaio di maschera che ho inserito, wow. Allora leggo la parte superiore dei capelli semplicemente per aiutarmi a stendere meglio la maschera, anche se non è che serve per forza una stesura da pro, però ci proviamo. Prendo la maschera e me la schiaffo sulle anche. Mamma mia che morbida. Oh mio Dio. No vabbè. Raga, è balsamo puro, quindi ripeto questa cosa su tutti i capelli. Io non pensavo fosse così morbida, onestamente non me l'aspettavo, ma è piacevolissima da stendere. Cerchiamo di farla penetrare bene su tutti i capelli. Se avete un pettine meglio. Cioè, ma io voglio i capelli morbidi così sempre, anche da asciutti. Non ricordo se la ragazza la maschera l'ha stesa sui capelli asciutti o bagnati. Io so che l'olio di cocco steso sui capelli asciutti li disidrata un po' anziché idratarli, quindi sarebbe meglio stendere tipo l'olio di cocco sui capelli bagnati. Ok, ma questa penso che da asciutta non cambi molto.
Poi magari sto sbagliando tutto e si fa da capelli bagnati, ma io, si sa, sono un po' temeraria. Anche la parte qua sotto, queste parti qua e queste superiori sono quelle che si increspano di più. Io vado a metterne quantità industriali. In realtà sta bastando la dose per tutta la testa, perché ho tanti capelli. Non immaginavo di usarla tutta. Se conoscete altri metodi per rendere i capelli meno crespi, vi aspetto qua sotto nei commenti. Ah, mi raccomando, utilizzate i polpastrelli e non le unghie e fate dei massaggini circolari. E che se fa dopo? Io solitamente quando vado a stendere le maschere sui capelli vado a fare una coda alta, poi le arravuglio tutte insieme. Le punte sono stra morbide. Adesso aspettiamo, ci vediamo tra un'oretta. Sapete che l'acqua fredda fa molto bene, quindi la terrò fredda. Guardate che belli! Sembrano davvero molto più spessi, molto più corposi. Oh, Susy, la ragazza truzza, e ci vediamo con i capelli asciutti. Boom! Boom! Cioè, wow! Ma di cosa stiamo parlando? Non so se riuscite a percepire. E non li ho piastrati. Questo è il risultato effettivo della maschera. Io sono wow. Li ho sentiti fin da subito super super idratati. Io sono colpita piacevolmente, mi sembra di essere uscita dal mio parrucchiere quando mi fai trattamenti all'agave, cioè veramente, di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Vi consiglio soprattutto di togliere tutto quello che riguarda i prodotti con all'interno petrolati, siliconi, SLS, tutte queste cose che vanno solo a rovinare il capello, perché sembra che lo fanno stupendo, in realtà è solo una pellicolina che poi vi va solo a seccare il capello e vi dà la percezione del capello rimpolpato. In realtà no, io continuando a mantenere questa cosa di routine anche a casa con prodotti naturali, i risultati si vedono ancora di più fin da subito con rimedi fai da te che contengono prodotti naturali, perché l'effetto poi permane, cioè rimane anche di più, perché poi non vai a rimettere i siliconi, non vai a riutilizzare shampoo con i siliconi che vanno a togliere tutto il lavoro che hai fatto, in sintesi, diciamo così. Io ovviamente non sono un'esperta, non sapete, l'unica esperienza che ho sono i miei capelli e quindi parlo per quello che ho provato io. Questa maschera non pensavo mi desse questi risultati, sono gli stessi risultati più o meno che ottengo anche dai miei parrucchieri, quindi I'm sorry, scusate parrucchieri, è la svolta, mi è piaciuto tanto farla e anche il risultato. Altra cosa che voglio consigliarvi, fare un po' di styling, nel senso, io non ho utilizzato piastra, però non ho puntato il phon a cavolo, ma mi raccomando sempre dall'alto verso il basso, perché le squame del capello, altrimenti le alzate, tendono a incresparsi i capelli. Comunque questo sembra proprio di aver fatto l'agave. Quando esco dai miei parrucchieri e faccio questa cosa, dico oh che bello, e quindi ce l'avete anche voi, provate anche voi questa maschera, amici, fatemi sapere che cosa ne pensate. Scherzi a parte, davvero, fatemi sapere che cosa ne pensate, se avete altri rimedi della nonna. Ma poi guardate come sono puliti, non sono per niente pesanti, cioè mi seguono, sono vivi, loro mi seguono. Ah! Oh no, no more picture please. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così fosse mettete un bel thumbs up, un bel pollice in su. Oggi sono international e ci vediamo al prossimo video. Mua! Ciao.